Mister Sapigno, terza vittoria consecutiva, ma questa ha un sapore speciale perché è venuta in un modo diverso, no? Rispetto alle prime due. Sì, è stato un bella tosta. Abbiamo sofferto tanto, un campo molto difficile, secondo me è un campo difficile per tutti qua. Noi abbiamo iniziato bene la partita, giocando bene, però stiamo sprecando un po' troppo sotto porta. Un po' stiamo arriviamo. E io avevo avvertito i ragazzi durante la settimana che dobbiamo arrivare troppo per fare un gol. E oggi è subito già, prima che contro i piedi che abbiamo preso, hanno fatto un gol meritato loro per una bella ripartenza. E poi il secondo pure. E noi abbiamo continuato a giocare, però alla fine del primo tempo l'ho visto che noi abbiamo cominciato a pesare il peso di una grande squadra. Abbiamo tornato alla spogliatoia, abbiamo riorganizzato un po' le cose e siamo entrati come una grande squadra, giocando un po' più tranquillo, senza fretta di fare il gol, che le occasioni stavano occorrendo, però noi non stavamo riuscendo a mettere dentro. Poi è entrato la qualità loro, che sono riuscito davanti al portiere a fare il gol. Grazie, mister. Vinicius Mazzoni, terza vittoria per la Damiani e Gatti Ascoli, questa però, dicevamo anche col mister poco fa, è una vittoria diversa rispetto alle prime due, no? Sì, sì, sapevamo che qua era un campo difficile, la squadra loro ci ha messo in difficoltà, mi sa che ha messo tutte le squadre che ha affrontato finora. Sapevamo che era molto importante uscire di qua con i tre punti e alla fine siamo riusciti a fare un secondo tempo abbastanza bene e alla fine la vittoria è venuta. Io volevo ringraziare anche lo staff tecnico che mi ha messo in condizione di stare qua dando una mano ai ragazzi. Bene. E una cosa volevo chiederti, per quanto riguarda il secondo tempo rispetto al primo, la squadra ha continuato a creare tante occasioni, però quello che è stato diverso è stato che è riuscita a concretizzare molto di più di quello che è riuscita a fare nel primo tempo. È stato solo questo che è cambiato oppure è cambiato anche qualcos'altro secondo te? No, secondo me ha detto tutto, no? Al primo tempo abbiamo sbattuto contro il muro, avevamo da tutte le parti la palla non è entrata, magari secondo tempo eravamo un po' più tranquilli sotto la porta, se siamo riusciti a fare il gol che ci ha portato a questa vittoria. Grazie.